Amici di Canale 8 e benvenuti qui alla quarta mostra del cane. Siamo alla cava di Croce Santa di Rosolini per quello che sarà. L'evento cinofilo dell'estate 2012 in Sicilia. Come vedete, ancora siamo in pochi perché fra un po' iniziamo. Saremo in tantissimi. Si aspettano circa 400 cani da tutta la Sicilia a sfidarsi per capire chi è il cane più bello. Non a caso, qui ho due razze di cani particolari. Perché le ho messe una alla mia destra e una alla mia sinistra? Perché oltre al best in show, ovvero il cane più bello di tutto il pomeriggio ha l'opportunità al proprio padrone di andare in viaggio in Spagna, infatti il primo premio è un viaggio in Spagna per due persone offerto dall'organizzazione, il secondo premio un iPhone 4S, il terzo premio una TV Color 32 pollici. Vi parlavo delle due razze che ho accanto, non sono loro dei privilegiati ma sono delle razze particolari perché oggi ricorre il primo memorial Peppe Pricone relativo alla razza Rottweiler e quindi premeremo il più bella Rottweiler del pomeriggio mentre alla mia sinistra ho un esemplare di pastore tedesco perché in ricordo del nostro grande amico Barti Pietrolo ci sarà un premio particolare anche per il pastore tedesco qui è quasi tutto pronto l'atmosfera è ottima c'è tanta bella gente ci sono tantissimi cani ci vediamo più tardi e scopriamo chi sarà il best in show della quarta mostra del cane abbaiate Allora siamo col primo esemplare di cane Io vorrei intervistare Chi è il proprietario dei due? tutti e due Io. Ti chiami? Salvo Allora siccome siamo ignoranti in materia Sono ignoranti in materia Possiamo dire al canale 8 Di che razza si tratta? Allora si tratta di un Jack Russell Un Jack Ciao lei Jack Russell famoso per essere il cane Del film The Masker Ma è vero che questi Jack Russell son... Non si possono tenere? Sono molto Delle bestie a casa molto vivaci perfetto che intenzione abbiamo oggi? sappiamo che ci sono dei premi importantissimi ci piazziamo per allora. il best in show finale o sei qui intanto per partecipare? tanto per partecipare come si chiama? ricordiamo la femminuccia? Mila e il maschio? Eh, Charlie Mila e Sunny guardate un po' qua lui non è un cane non è la mostra dei leoni signora questa è mostra cinofila che cos'è? è un cecciò è un show show. ma mi dica una cosa per portarlo così con questo pelo bello simpatico, quanto ci ha messo? bisogna curare sempre ma quante ore per prepararlo per questa gara? quante ore ha impiegato? tre, tre ore tre ore, come si chiama? Boris abbiamo delle aspettative prima di iniziare riusciremo a piazzarci fra i primi tre? speriamo sì ce lo auguriamo, grazie signora grazie. e qui alla mostra del cane ci sono anche delle belve feroci. Lei è arrivato intanto per primo, a che ora è arrivato? Alle 4, alle 4 e 2 minuti. 4 e 2 minuti per presentare questa belva. Ce lo presenti lei? Chi è? Allora, si chiama Rocky, eh, il nome suo è Yorkshire, però come nome eh, si chiama Rocky. Quindi la razza Yorkshire e il nome è tutto un programma. Rocky, perché hai scelto questo nome? Perché, um, siccome ho seguito delle, dei film di Adriano Cioventano, quando usciva dal garage, faceva tutto quel rumore, si pensava che era un'automobile grossa. E allora io ho fatto così lo stesso. Automobile piccola e nome grosso. Lei da dove arriva? Da Palazzolo. Da Palazzolo, grazie a Rocky e il suo padrone che si chiama Moscatello Antonino. Grazie, Antonino. E qui alla quarta mostra delle cane ci abbiamo pensato proprio a tutto pensiamo anche a far ballare i cani loro non sono dei cani DJ ma sono i migliori DJ che ci sono in zona sto parlando alla mia sinistra di Antonio Giannone alla mia destra abbiamo Lorenz Cacamo DJ questa è la quarta mostra del cane riusciranno a far ballare pure i cani Beh. allora amici di, come sapete canale 8 a sede ad Avola, nonostante ci vediamo ormai in tutta Sicilia, grazie al digitale terrestre, vi ricordo canale 73. E qui alla quarta mostra del cane abbiamo un degno rappresentante della cinofilia avolese. Guardate che bel esemplare c'è qua! E guardate che bel esemplare, eppure la sua padroncina. Lei è la signorina Brigida. Allora, Priscila, dicevo un bel esemplare perché so che già questo cane si è piazzato bene in altre mostre. Sì, è arrivato primo alla mostra di Pozzallo. Ma per quelli che come me sono ignoranti, che razza è? Blue Down. Blue Down è il cane degli Aristogatti? Sì. E si chiama? Renato. Perché Renato? Perché ha la faccia da Renato. Ha la faccia da Renato. Ma quanta bava produce? <ride> A secchi. A secchi. Renato, vuoi dire qualcosa, Renatino? No, mi sta fatto tutto il microfono. Grazie. Signori, questo è il cane più feroce che abbia mai visto in vita mia. Guardate, non mi va paura. Questo è il classico esempio di paparapapà pa, Chihuahua. Pa 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 pa, chihuahua Di chi è questo Chihuahua? Sono vostri tutti questi Chihuahua. Lei è il signor? Sebastiano Arriva da? Pachino. Quanti ciuwawatch ha? Uh. uh, non è un numero. 10, 20, 30. No, no. Qualche 10, no. Qualche 10, ma se riesci cioè, riesce a distinguerle uno per uno, come si chiama? Questo che ho preso io, come si chiama? Non ce ne no. Non ce l'ho, vendere. Ah, li deve vendere. Ho oh, capito, ho capito. Va bene. Ferocissimi ciuwawa, signori. State lontani. Se volete, se volete proprio. Qualcuno che vi protegga dalla propria casa, il Chihuahua è certamente il migliore. Come potete vedere, tranquillamente stanno riposando una splendida coppia di Labrador, di Labrador scusate. Io vorrei conoscere il proprietario di questi due splendidi esemplari. Lei è il signor Brafa Carmelo. Arriva da? Da Modica. Da mo perché l'amore per i Labrador? è una razza che mi ha colpito soprattutto per il carattere di questi cani eh, che sono tranquilli, per i bambini un cane intelligentissimo le posso chiedere una cosa? cos'è? il nero e la femmina? il no, bianco? no no sono tutte e due femmine sono due linee di sangue diverse abbiamo quella nera che è un inglese e quella miele che è un finlandese e la nera ha 4 anni e quella ha 13 mesi ora mi dica una cosa Come sono splendidi esemplari credo i più belli che ho visto finora come ci, come ci piazziamo? Che, previ che previsioni abbiamo per questa gara? Il no. podio fra i primi dieci? Vabbè, l'importante è partecipare, poi saranno i giudici a giudicare i cani. Ma io so che lei ha trasmesso l'amore per questa razza anche a suo figlio, Vero. Ma ce lo vuole presentare? Certo. Dov'è? Dov Eccolo qua, come ti chiami? Io, Giuseppe. Giuseppe. Mi hanno detto che tu sai fare una professione importantissima in una mostra del cane Ovvero quella persona elegantissima deve essere Che deve trasportare il cane, deve guidare il cane durante la passerella. Come si chiama intanto sta professione? Ha un nome inglese? L'handler E tu mi pare che sia anche un campione Eh sì Che campione sei? Dillo. Junior handler Un junior handler Ma dimmi una cosa la, la prima regola per essere un buon handler? Intanto eh, saper eh, eh, sia portare il cane, l'abbigliamento esatto eh, poi E poi amare il cane E amare il cane, quello, la prima cosa E la razza in assoluto che ti piace di più? La mia, il labrador. Il labrado. grazie ancora, buona gara eh. Allora, guardatelo Alto, occhio chiaro, capello chiaro Secondo voi un tipo del genere che cane può avere? Pastore tedesco. Un pastore tedesco, ma ce lo mostri il suo pastore tedesco, dov'è? Andiamo, andiamo, andiamo. Intanto ci dica perché questo amore per il pastore tedesco. ha da 30 anni. Ma perché le piace il pastore tedesco? Non lo so, mi piace solo lui e basta. Perché un pastore tedesco e non per esempio un barboncino? Allora, vediamo. In questo caso perché lei lo sta tenendo nel trasportino? Ci spieghi, a noi di Canale 8 Perché lui gareggia più tardi Allora nel trasportino riposa e non si, non si annoia È piccolino però ha Quattro mesi Quattro mesi ed è già un campione? No, onestamente l'ho portato qua per farci vedere gli altri cani. Perché noi di solito un po' più grandi li presentiamo alle gare Per, per abituarlo alla musica, alle persone, alla confusione mi dice, io ho visto ormai il quarto anno di mostra del cane, mi fa capire perché quando ci sono i pastori tedeschi più tardi lo vedremo, si cerca, si grida, si cerca di, di chiamarli. Perché? È la tradizione, in poche parole non lo porta il padrone ma bensì il conduttore. Il padrone lo chiama di fuori perché lui si mette in attenzione e diciamo fa, perché lui è un trottatore, trotta, si piazza, imposa e tutto. Lei è il signor Di Rosa. Da Avola. E lui è? Eros. Grazie signor Di Rosa. E qui alla quarta mostra del cane troviamo cani di tutte le razze accompagnati da handler, ovvero gli accompagnatori. Ci sono di quelli eleganti, ce n'è quello che arriva in jeans, il signore è arrivato elegantissimo. Posso conoscerla? Eh, ciao, sono Peppe. Arriva da? Da Siracusa. E che cane ha portato oggi qui alla mostra? Eh, uno Sharpei, un cane fantastico, un carattere buonissimo. Un cane che fa competizioni a livello internazionale Quasi campione d'Italia Quasi campione d'Italia? Sì, ci manca soltanto un titolo Manca soltanto una gara e Stiamo cercando di chiudere questo campione d'Italia E come si chiama questo Sharpei? Si chiama Kambalik Maya Lei ha un addestramento, un allevamento, come si dice, di no, Sharpei? Eh, noi siamo appassionati In Sicilia c'è un folto gruppo di persone che amano gli Sharpei Come dicevo prima è una razza bellissima Molto docile, buona Che dà tanto amore, a prescindere dalle gare e i risultati che ci danno e perciò ci piace questa passione. Adesso arriverà l'altra femminuccia e continueremo a fare gare. Sperando di portare più sciarpe in Sicilia perché non è proprio un cane così diffuso. Visto che siamo all'inizio, io sto cane, sa come lo chiamo? Rugolo perché mi piace che è tutto rugoloso. Ma è difficile la cura di questo cane visto che ha queste rughe? No, è un tabù. Non è vero perché basta soltanto curarlo. È come la cura della persona. Basta lavarsi e curarsi tutti i giorni e il cane. Ovviamente è un cane particolare, ha dei problemi agli occhi e alle orecchie, ma è un problema legato alla razza. Però se si ci sta attenti e si, si cura, come ho detto prima tutti i giorni... Vai Va bene, allora buona gara grazie. anche a lei, grazie, ci vediamo più tardi. La bella della quarta mostra del cane è che non abbiamo soltanto cani di razza, ma abbiamo anche i metici tipo questo splendido esemplare, ce lo vuole presentare? Assolutamente sì, lui si chiama Ghiotto, non poteva avere nome più appropriato perché mangerebbe sempre e soprattutto si siede a tavola, addirittura, quando noi mangiamo lui sale sulla sua sedia e si mette vicino a noi. Però non è, ovviamente mangia i suoi croccantini. Le posso chiedere una cosa, perché la scelta di un meticcio e non di un cane di razza che generalmente è molto più richiesto. Allora, io adoro gli cani per antonomasia, tutti quanti, però sono propenso a salvare i meticci che trovo per strada. Questo è il terzo, ma è il terzo di cinque. Ce ne sono altri tre a casa, due più piccolini e uno più grande. E oggi volevamo passare una giornata diversa, a far passare anche a loro una giornata diversa, perché se lo meritano, sono comunque degli animali che sono, danno un amore incondizionato, assolutamente. Lei ha detto un, una bella parola, ma vogliamo lanciare un messaggio serio, visto che siamo in estate, che spesso accade no? di, di trovare dei cani in autostrada lì abbandonati? Lei, non solo in estate, mi dicono qui da dietro, durante tutto l'anno, lei che ha questo amore spassionato per i meticci, vuole lanciare un messaggio guardando la telecamera, proprio Assoluta... incontrandosi a al, al, al Canale 8? Assolutamente sì, amici, tutti quanti, vi prego di cuore, non abbandonate questi animali perché loro non ci abbandonerebbero mai. Lei è il signor? Marco. Da? Cassibile. Grazie Marco per l'importante messaggio. Grazie di cuore. Grazie. fermo, 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 fermo. Io sto cane lo conosco. Questo è il cane della pubblicità della team. Bravo. Sì. Ma è proprio lui, Ettore, mi ricordo, si no, chiamava no, Ettore. No, 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 no. È la sorella lui. Ah, la sorella. Sì. E si chiama? Atena. Per gli ignoranti che razza è? Dopo De Bordeaux. Dopo De Bordeaux.